È un dramma veramente impressionante e credo che noi dobbiamo proseguire sulla strada che abbiamo già intrapreso. Alla Camera, il governo e questa maggioranza aveva chiesto, insomma, unità da parte anche di tutte le altre forze politiche per cercare di fare presto, perché il testo c'è, è un buon testo ed è in grado, diciamo così, di coprire un po' una fattispecie ampia, insomma, di questo fenomeno. Contiamo che al Senato ugualmente si faccia velocemente perché il Paese ne ha bisogno e ne abbiamo bisogno tutti. E poi contribuiamo anche a fare emergere questo che è un problema che dobbiamo assolutamente debellare tutti assieme. Certamente non ci può essere solo lo strumento repressivo, insomma, in questo caso. Ci vuole anche lo strumento capace di educazione vera che non può fare però solo la scuola, insomma, non può fare solo la comunità, deve concentrarsi molto anche il nucleo principale, insomma, della nostra società, che è la famiglia, quindi i genitori, imparare a far accettare ai nostri figli anche i no. Molto spesso i no non vengono accettati. Noi però non possiamo e non dobbiamo avere alibi, cioè la condanna va affermata decisamente e questi comportamenti e i comportamenti di violenza o di prevaricazione dell'uomo devono cessare, cioè non sono più ammissibili, non sono e non dovevano mai essere ammessi. Sicuramente l'aumento della pena può essere uno diciamo, degli strumenti che possiamo mettere in campo. Ma la prevenzione è fondamentale. La prevenzione è fondamentale. E nell'esperienza degli altri paesi europei, però, l'aumento della pena, ad esempio, è stato applicato per alcune ipotesi molto gravi, ad esempio, lo stupro di gruppo aggravato, in alcuni paesi è prevista la pena dell'ergastolo. Qui in Italia lo stupro aggravato di gruppo non è punito con l'ergastolo, quindi anche questo elemento, ad esempio, secondo me potrebbe essere oggetto di discussione e credo che parlare di ergastolo per chi commette un reato così grave possa essere anche possibile.